sono Pier Andrea, ho 20 anni e nuoto da quando, da appena nato, da quando avevo 3 anni. L'hanno fatto iniziare i miei genitori perché nuotava mio fratello più grande, quindi hanno deciso di buttarmi in acqua subito, cominciare da subito anche con me. Nuoto perché è una grande passione, costruita con il tempo, e mi fa sentire bene stare in acqua e l'ambiente mi piace. Io studio ingegneria meccanica e da grande, insieme a nuoto magari riuscire appunto a continuare con il nuoto e poi magari riuscire a fare qualcosa con quello che sto studiando adesso. Senza lo sport non riesco a studiare. Arrivo a casa dopo nuoto e riesco a studiare più di quello che riuscirei a fare se non nuotassi. Nuotare corrisponde anche ad avere tanti sacrifici, però comunque i miei amici mi capiscono, sanno quali sono i miei impegni e quindi comunque riesco a vedermi anche con loro quando posso. Beh, nuoto in sé è già una passione, quindi è già per me l'amore verso il nuoto è una passione. Poi l'amore verso altre persone, quello, bisognerà vedere, si costruirà. Allora, questo weekend abbiamo campionati italiani assoluti a Riccione, sono campionati invernali, della sessione invernale. E appunto sono assoluti perché gareggeranno tutti gli atleti che si sono qualificati indipendentemente dall'età. Le aspettative, gli ultimi assoluti che ho fatto sono andati decisamente bene, sopra anche le mie aspettative. Ma io appunto sempre a migliorarmi, il mio obiettivo è sempre migliorarmi e fare del mio meglio. Mi dicono sempre che l'importante è partecipare, quindi vedranno come andrà. Penso che sia anche il sogno di ogni nuotatore e di ogni atleta in generale di andare alle Olimpiadi. Ma quando sei in acqua è anche come se fossi a casa, meglio, perché è un ambiente in cui veramente riesco a rilassarmi, riesco a calare lo stress della mattinata di scuola e sto proprio, cioè, un ambiente che mi piace. Nel nuoto come negli sport la determinazione e l'impegno che ci si mette è fondamentale, penso sia il fattore principale. Poi l'allenamento fisico ovviamente è essenziale, però se non c'è la testa non si fa nulla. Allora, il mio allenatore è di prima importanza perché senza di lui molte cose non avrei mai fatte nella mia vita. Da quando mi allena, saranno 6-7 anni che mi allena, sono veramente migliorato e penso che un buon allenatore sia la base di ogni atleta, di ogni buon atleta.